La torta perfetta per la tavola di Natale non esiste. Omini di pan di zenzero e Nutella? Buon appetito! Cominciamo dalla base. In una ciotola vado a montare le uova con lo zucchero e i semi di una bacca di vaniglia. Quando il composto è così bello chiaro e spumoso, aggiungo l'olio a filo e anche il latte. Farina setacciata e, sempre setacciato, il lievito per dolci. E il nostro impasto è pronto. Lo trasferisco in uno stampo foderato con carta forno e faccio cuocere in forno statico a 170 gradi per 50 minuti. Tortina cotta e sformata, intanto che si raffredda mi occupo della crema che utilizzerò per la farcitura. Formaggio fresco spalmabile in ciotola, aggiungo lo zucchero a velo e semplicemente lavoro con una spatola. La crema è pronta, tagliamo la torta. La incido in modo da avere una guida per il taglio. Opla! Utilizzo circa 2/3 della crema per farcire l'interno e la distribuisco livellando bene. E una volta ottenuto un ricco strato di farcitura, chiudo con l'altra metà della torta. Schiaccio leggermente e poi utilizzo la restante crema e quella che è fuori uscita dalla torta per andare a spalmare i bordi, come si fa con le nude cake. La copertura con la crema è completata. Adesso andiamo a rendere la nostra torta ancora più bella con Nutella. La metto in sac à poche, ricopro tutta la superficie, poi un po' di ribes, punto di verde immancabile a Natale, aghetti di rosmarino e i biscottini più tipici delle feste, gli omini di pan di zenzero. E il Natale è servito! Una torta super scenografica e facilissima da fare. Io adesso l'assaggio. Buon appetito!